un'area complessa, quella della conca ternana, con le aree interne, e mi riferisco soprattutto alla zona di Orvieto, ma non solo, e con un nuovo obiettivo, quella della sostenibilità. Proprio su questo noi ne abbiamo parlato con Riccardo Marcelli, che è il coordinatore per la CISL dell'area sindacale territoriale Terni Orvieto, nonché segretario regionale di CISL Umbria. Quali sono le proposte della CISL e il messaggio che il sindacato vuole dare ai giovani che vorrebbero rimanere in questa città? Partiamo da un dato, che è quella che è la fotografia di Terni, ma che vale per tutta l'Umbria. L'Umbria è una regione che sta invecchiando, dove le nascite sono sempre di meno, dove i nuclei familiari composti da una persona solamente sono in aumento. Ecco, partendo da questa fotografia si ritiene assolutamente necessario puntare sulla formazione, una formazione scolastica di qualità, in grado di intercettare quelle che sono e che saranno soprattutto le nuove professioni e i nuovi mestieri, al fine praticamente di convincere i ragazzi a frequentare questi percorsi di studio e soprattutto a far sì che le aziende poi li assumino. Ma le aziende hanno un ruolo fondamentale in questa partita, ovvero sia si dovrebbero fare promotrici dell'analisi dei fabbisogni formativi territoriali, perché a Terni, come nel resto dell'Umbria, manca questo tipo di analisi in grado di dare una visione nel breve, ma soprattutto nel medio periodo, affinché poi si possano formare nuove generazioni appunto con quei lavori che servono realmente alle aziende. Da qui l'idea, utilizzando anche in questi giorni il patrono di Terni, San Valentino, di fare una sorta di patto con le istituzioni, ma soprattutto appunto con le associazioni datoriali, verso un patto appunto del lavoro dignitoso, di qualità, sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Perché? Perché è un dato statistico anche questo: Terni soffre più dell'Umbria per quello che riguarda i salari, ovvero sia a Terni si guadagna di meno rispetto a Perugia, in Umbria si guadagna di meno rispetto a tutto il resto d'Italia. Dobbiamo porre un punto o un freno a questo fenomeno. Il territorio che lei rappresenta è vasto e comprende anche l'Orvietano. Quali sono le proposte della CISL per sviluppare le aree interne? Ecco, sulle aree interne chiaramente tre sono i pilastri fondamentali. Uno riguarda ancora una volta quello che è l'istruzione, l'altro è sicuramente la sanità efficiente e il terzo pilastro è quello delle infrastrutture. I luoghi come le aree interne, soprattutto quello dell'Orvietano, ma io ci aggiungerei anche quello della Valnerina, bisogna investire le risorse dei fondi europei proprio per queste tre strade, affinché la gente non abbandoni questi territori e affinché anzi ci possa essere una sorta di attrazione verso questi territori che comunque rappresentano la bellezza della nostra regione. Il 2023 sarà un anno importante perché ci sono le elezioni amministrative. Cosa chiede il sindacato alla politica? Noi chiediamo che venga messo al centro del dibattito il tema del lavoro, questo significa però deve esserci una visione per la città. Purtroppo da 20 anni a questa parte le amministrazioni si sono succedute, hanno pensato sempre ad accaparrarsi, a mettersi in tasca il profitto del breve termine alla faccia del consenso, però poi non hanno costruito percorsi in grado di far sviluppare Terni, ma io più che solamente Terni direi anche Terni e il suo comprensorio, perché un altro tema che dovrebbe essere inserito nell'agenda politica è quella della grande città.
e quindi pongo un interrogativo. Ha più senso pensare solamente a Terni o è necessario creare le condizioni affinché si pensi a Terni con tutti i suoi comuni limitrofi? Perché se si dovesse pensare a quest'ultima ipotesi, si potrebbero mettere a rete tutta una serie di servizi in grado di offrire e di garantire le performance a 180.000 abitanti, creando veramente le condizioni di uscire fuori da questo torpore che da troppo tempo ci attanaglia.